Buongiorno. Buongiorno, ciao Diego. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Grazie per questa diretta, mi fa un sacco piacere. E così abbiamo Grazie a modo voi anche, dell'invito. figurati, abbiamo modo anche di conoscerci. Io ti avevo visto, penso saranno passati, sono passati 10 o 15 anni a un corso federale. Eri veramente molto giovane, eri già là a insegnare. È stata un'esperienza bellissima perché, a parte il primo livello della federazione, quello che ricordo tantissimo era proprio il tuo intervento. Mi era piaciuto molto, avevi parlato di multilateralità avevi fatto vedere dei video di esercizi che facevi vedere fatti ai giovanissimi. Non so, non credo che tu lo faccia ancora, ma facevi il tecnico ai giovanissimi, giusto? Sì, adesso non più, ma in quel periodo lavoravo come tecnico al velodromo di Padova, quindi avevo a che fare parecchio con i giovanissimi. Sì. I Sì, mi interessava. primi anni Bene. anche da docente. Sì. Bene, niente, guarda, io ho studiato poco su di te perché voglio lasciarmi incuriosire da quello che mi racconterai. Sì. Niente, la prima domanda infatti è volta proprio questa. Io faccio finta di non conoscerti anche perché la realtà è così, se non per i nomi che ho letto in giro, e ti chiedo, che lavoro fai? Cioè, realisticamente, cosa fai? Io di solito quando me lo chiedono rispondo che devo ancora iniziare a lavorare, sinceramente. Bella risposta. Sto facendo quello che ho sempre voluto fare, cioè vivere il mondo dello sport e del benessere in vari settori, vari ambiti, perché mi occupo, diciamo, l'attività principale è quella di ad oggi collaborare con le squadre nazionali in vari ruoli, perché sono docente per la federazione. Quindi tutti i corsi di formazione, dai direttori sportivi ai preparatori, ai corsi giudici, direttori di corsa, mi coinvolgono un po' in tutta la formazione. Poi sono responsabile della collaborazione tra il centro studi e le squadre nazionali, quindi sono a supporto di tutti i tecnici delle nazionali per quello che può essere i servizi che il centro studi federale dà. In più sono collaboratore tecnico per la parte della nazionale pista con Marco Villa, quindi mi occupo poi anche di dargli una mano proprio sul lato tecnico con la pista. A questo ho affiancato altre attività, giusto per non farsi mancare nulla, da una decina d'anni lavoro anche nel mondo dell'integrazione alimentare nutraceutica con una linea di prodotti orientati soprattutto al benessere. In più ho investito, o meglio, sono socio di un gruppo che ha creato un'app per gli allenamenti, quindi sviluppa test e piani di allenamento. Quindi mi sto dividendo in varie figure, mi piace un po' essere dall'imprenditore al tecnico. Devi essere molto bravo a organizzare il tuo tempo allora, perché hai anche un figlio, no? Se non ho visto male. C'ho anche una famiglia, un figlio, e in questo periodo sto battendo tutti i record di permanenza a casa, erano 10 anni che non stavo un mese a casa, però divertente, dai. Chi fa il nostro lavoro deve sacrificare qualcosa, abituato a girare parecchio. Bene, quindi diciamo che hai una parte del tuo lavoro che è quella della formazione, una parte consulenza, quindi tecnici delle nazionali, cioè, pista o anche strada o mountain bike o altri settori. Allora, diciamo che io come collaboratore tecnico ho solo pista, come servizi del centro studi tutte le nazionali. Ok, quindi test con la nazionale, vengono al centro studi, fanno i vari test, eccetera. Perfetto. Esatto. E poi c'è la parte di preparazione. Il preparatore atletico, in realtà, come comunemente detto, lo fai ancora? Lo faccio però relativamente solo agli atleti delle squadre nazionali ad oggi. Mi porta via già abbastanza tempo ed energia, non ho più atleti extra a parte Elia Viviani, che è nato un po' dalla collaborazione nazionale, poi adesso si è estesa a tutto quello che è strada e pista, ma il resto come atleti singoli ho un po' abbandonato, Ok, se non quelli della nazionale, insomma. certo. Ma come funziona? C'è un atleta della nazionale, quindi il proprio preparatore atletico è il preparatore della nazionale. Allora, in realtà nelle squadre juniores diamo solo delle indicazioni generali, Ok. a meno che non ci siano i periodi di lavoro per la pista in cui ci sono i raduni, allora là sì, diamo tutto quello che c'è da fare. Per la parte, diciamo, under 23, ci interfacciamo con i preparatori delle varie squadre. Se questi
vogliono supporto, glielo diamo, altrimenti comunque diamo solo linee guida. Per quanto riguarda, diciamo, gli elite, quelli che sono nei corpi militari li seguo in toto. Quindi polizia penitenziaria, soprattutto sono i nostri ragazzi, li seguo in toto con i programmi strada e pista. Quelli che sono professionisti, hanno i programmi delle loro squadre, mi interfaccio con i loro preparatori, io e Marco Villa, e completiamo per quelli che sono i lavori che ci possono servire per la pista o per tutta la parte pista comunque che aggiungiamo noi. Certo, ah, capisco. Beh, la tua intervista mi incuriosisce tanto perché io sono nato come preparatore atletico, cioè dopo la scienza motoria, dopo la laurea in scienze motorie, niente, ho iniziato a lavorare, a applicare un po' sia al fitness che poi all'ambiente ciclismo dal quale venivo. Ho seguito un po' di atleti su strada, un po' amatori, qualcuno di livello alto nella mountain bike, eccetera, e il mio approccio sta cambiando tantissimo. Sta cambiando tanto perché ho fatto delle esperienze pratiche, concretamente è successo un periodo che ho fatto veramente tantissimi test di valutazione funzionale con un atleta in particolare e l'approccio che avevo era molto, molto scientifico, diciamo quello che si chiama evidence-based, quindi all'inizio anche con una pianificazione strategica anche a lungo termine, classica, chiamiamola così, tradizionale. E poi invece, grazie a delle esperienze che ho fatto, mi sono spostato molto di più, o meglio, ho incrociato queste conoscenze scientifiche con la parte più psicologica degli atleti, con la parte più mentale, eccetera, relazionale soprattutto con le persone che seguo, eccetera. Uno che è, diciamo, come te ad alto livello, abituato a vedere un certo tipo di atleti di prestazione che quindi arrivano già, diciamo così, al loro top, all'apice, no? Però magari gli manca quel qualcosa in più per arrivare dall'apice ad essere campione. Sai riconoscere tu le caratteristiche veramente importanti che devono avere? Cioè, quali sono le tre caratteristiche? In poche parole, la domanda è questa: quali sono le tre caratteristiche secondo te che deve avere un atleta per arrivare al massimo livello? Ma non è facile, nel senso che se devo concentrarle in tre, ti direi che prima di tutto deve avere un sogno, perché Deve quello, avere un sogno, perché senza quello non vengono alimentati i vari passaggi che tanti chiamano sacrifici, ma non reputo sacrifici un sogno. Sono d'accordo con te. nel percorso per diventare un atleta. Poi deve saper programmare perché ad oggi non si diventa professionisti se non sappiamo mettere in fila le priorità e capiamo quali sono le cose. Terza cosa, deve essere disposto a pagare il prezzo perché il sogno è gratis ma il viaggio non lo è e quindi il percorso bisogna farlo. E non tutti, cioè tanti hanno il sogno, tanti sanno cosa bisogna fare, ma non tutti sono disposti a fare ciò che serve. Quindi queste tre cose qui secondo me sono le priorità. Poi viene tutto l'aspetto fisico e di qualità, ma il range di possibili soluzioni nello sport e nel ciclismo è talmente ampio per cui ognuno con caratteristiche diverse può emergere in una disciplina piuttosto che un'altra. Ma queste tre cose le lascerei fisse per un atleta di alto livello. Sogno, programmazione o pianificazione, anche a lungo termine, Esatto. o soprattutto a lungo termine, Azione. e azione, Senso. ovviamente la capacità poi di martellare, di vivere quindi il presente, come dico io, cioè di essere lì poi e fare effettivamente, praticare queste cose. Mi interessa molto la seconda risposta, che è questa. Tu mi hai detto programmazione e pianificazione. Riguardo a questo punto, ci attaccherei subito una parola che hai usato che è priorità. Perché secondo me, io sono assolutamente d'accordo con quello che dici tu, ma secondo me la grande differenza tra chi, almeno sto seguendo io e seguo io, e riesce ad arrivare top e chi non riesce, è che riesce a dare delle priorità e capire quali sono per lui le cose prioritarie, le cose più importanti. Perché poi un altro aspetto fondamentale, questo l'ho letto su internet di te, è la cura dei dettagli. La cura dei dettagli però è conseguente alla priorità, cioè io curo il dettaglio di una cosa se questa è prioritaria. Giusto? Cioè, Se però
mi perdo nei dettagli, cioè perché io conosco tante persone che si perdono nei dettagli, e proprio è un dispiacere perché è una persona con delle potenzialità magari molto alte, che ha il sogno, ma troppe energie investite per qualcosa che non porta un risultato, sono energie sprecate. Quindi è per quello che io lavoro tantissimo sulle priorità, fondamentalmente anche nella preparazione atletica. Proprio in questo ti chiedo una conferma oppure una risposta contraria. Sei d'accordo con me nel dire che la cosa più difficile per un preparatore è capire la priorità? Sì, perché tante volte neanche l'atleta ce l'ha chiara in testa qual è la sua priorità, quindi è difficile costruire un programma senza sapere da dove partire. E in maniera ancora più larga, per un preparatore a volte è anche difficile individuare la priorità quando sei nella routine di cose che pensi che vadano fatte sempre in un modo, oppure le hai sempre fatte in quel modo lì. Quindi a volte devi. Ti faccio un esempio, io per il mondo della pista, io son cresciuto nel mondo del ciclismo, quindi ho corso dalla G1 fino a ho terminato gli Under 23, quindi ho vissuto in pieno tutto il percorso del ciclismo. Ho studiato e mi sono allenato mentre studiavo, scienze motorie, scienze dello sport, quindi ho sempre vissuto il mondo del ciclismo, ho fatto il tecnico a livello giovanile, però per riuscire a entrare nel mondo diciamo della nazionale e dare un valore aggiunto, perché alla fine a me non, ero contento di partecipare, ma non mi accontentavo di essere lì parte dello staff, volevo dare un valore aggiunto. Ho avuto bisogno di allargare la mia visione con punti di vista differenti, e quello che mi serviva era intanto il punto di vista di un campione, cioè uno che le vittorie e le gare a alto livello le ha raggiunte, che quello è il tecnico, è Marco Villa. I suoi punti di vista tante volte mi spiazzano, ma mi rendo conto che sono i punti di vista del campione. Perché uno che è già stato lì vede cose che chi non c'è mai arrivato non può vedere. Io non sono mai arrivato a vincere un mondiale, a giocarmi un'Olimpiade, quindi lui ha quei punti di vista. Un altro punto di vista che avevo bisogno è quello di qualcuno che non sapesse niente del mondo del ciclismo, in particolare della pista, e che mi desse delle letture diverse. Infatti mi sono affiancato a un mio collega in tante cose ad oggi, ma siamo partiti da lì, che è Marco Compri. Lui veniva dalla pallavolo, aveva lavorato anche con Velasco, quindi un'apertura mentale, capiva cosa volevo fare. Gli ho, tra virgolette, impedito di avere a che fare col mondo del ciclismo o vedere gare. Volevo che lui mi desse una lettura di quello che stavamo facendo, di chi non sapeva niente. E questo mi ha aiutato a leggere le cose in maniera completamente diversa. Questo, Ad oggi guarda, ci mi hai già riempito, mi hai già riempito, bellissimo. Perché poi, sai, siamo empatici nel momento in cui magari quando una persona davanti ci dice qualcosa che noi già dentro o abbiamo fatto o sappiamo o appoggiamo. Quindi anche io ho fatto lo stesso percorso. Infatti, tra le domande che adesso ormai sto saltando un po' a caso, ma tra le domande che ti avrei fatto c'era anche che interesse hai oltre al tuo lavoro? Cioè, che cosa sono domani non puoi più per qualsiasi motivo fare questo lavoro. Quali sono i tuoi altri interessi? Qualcosa che dici, boh, lì non so, non ci ho mai messo il naso, ma mi piace. Ma diciamo, se non dovessi più far questo, ho altri settori su cui sto lavorando e continuerei, perché comunque mi diverto un sacco. Però diciamo che il lato imprenditivo è quello che ad oggi mi piace di più, quindi studiare come concretizzare un po' le idee che mi vengono dal punto di vista imprenditoriale mi piace un sacco. Certo, sì, beh, comunque bello, ci sta. Mentre invece, beh, mi hai già in parte risposto, ti stavo chiedendo riguardo alla formazione, no? Vabbè, insomma, sappiamo che è importantissimo costantemente, ovviamente anche per riuscire ad essere stimolati, no? Leggere cose nuove, ascoltare persone nuove, fare dei corsi, eccetera. Con la tua vita estremamente probabilmente impegnata, poi tu sei dall'altra parte, cioè tu sei il docente della federazione, non è che vai a fare i corsi dell'FCI, ti chiedo dov'è che metti il naso o dove vorresti metterlo. Lo so, voglio fare il Guarda. corso di allenatore di basket, che ne so. Ma io diciamo che leggo un sacco di libri. Mi piace spaziare dai libri dello sport o dell'allenamento in generale
a libri di tutto quello che è il mondo della crescita personale, a libri anche che nel mondo imprenditoriale, finanza, eccetera. Quindi mi piace veramente spaziare su un po' di cose. Ad oggi sto cercando di approfondire l'aspetto, approfittando del periodo che sono a casa, un po' del mondo dei social, perché ho una pessima relazione con i social, quindi sto cercando di capire un po' come funzionano e dove possono portare e come sfruttarli, insomma. Quindi adesso sto cercando di capire un po' anche quello. No, no, beh, assolutamente sono un'arma potentissima se usata bene. Io, anch'io, vabbè, li ho sempre usati, però effettivamente si può trovare di tutto, sia spazzatura che cose buone. Quando trovi le cose buone è molto interessante. Di solito sono le pagine meno seguite, però vabbè. Grazie. Bene, bello, bello. Ah, ecco, questa cosa qua, la pista è il luogo dei numeri, cioè un ambiente chiuso. Che misura sempre la stessa, è un ambiente chiuso. Quindi tu hai a che fare con un ambiente quasi da laboratorio, diciamo. Ti è capitato di vedere delle cose che secondo la scienza non sarebbero state possibili? Beh, allora diciamo che in pista a me piace dire che quello è lo spazio, quello è il tempo, quindi si può analizzare e controllare più o meno tutto. E quando poi si va ad alto livello, le cose che non ti aspetti, sì, è che sono le letture del campione che succedono e avvengono in frazioni di secondo dove nessuno si sarebbe aspettato, ma ci sono. Poi nel nostro piccolo avvengono cose che poi a posteriori le puoi spiegare, ma al momento quando sei lì non te le aspetti neanche dal punto di vista numerico o scientifico. A noi è successo in questi anni di crescere tantissimo e tante volte l'utilizzo dei rapporti, la scelta dei rapporti, sebbene andavamo in una direzione ben chiara, a volte le cose sono successe quasi per sbaglio. Fare un esempio, il primo mondiale vinto da Ganna, ci siamo resi conto che era in grado di portare a termine una prova con un certo tipo di rapporto perché in allenamento avevamo sbagliato a lasciare un rapporto. Ormai l'avevamo sbagliato, visto cavolo, però lo tira. Cavolo, pensa te. Sapevamo che dovevamo arrivarci, non pensavamo di esserci già, però ci ha dimostrato che era in grado. E nemmeno lui lo sapeva, era inconsapevole. Era inconsapevole perché neanche lui sapeva che aveva il rapporto sbagliato su. Bello. Quindi quello che pensi spesso e volentieri è quello che, cioè, qualsiasi cosa che tu pensi, alla fine hai ragione. Sì. No, nel senso che se tu sei convinto di avere un rapporto, non so, con un dente in meno, magari il feedback che ti dà è proprio quello. Ma sì, anche perché dal punto di vista motorio, se sei programmato a un certo gesto, il tuo cervello cerca la stessa frequenza di pedalata. Cerca la stessa frequenza. E quindi vai su quello. Poi ti accorgi che la velocità è diversa, che lo sforzo è diverso, o ti aspetti che non sia in grado di portarlo a termine, invece noi non tornavamo nei conti perché le pedalate erano giuste. Il tempo a giro era molto più basso, quindi c'era qualcosa che non andava, poi ci siamo accorti che era il rapporto. Abbiamo chiesto a lui, ma non si è accorto che era più duro, molto più duro del solito. Sì, ma infatti ho fatto fatica a lanciarlo, però poi andavo. Quindi. Fantastico. Ascolta, invece domanda un pochino più tecnica. L'allenamento per la forza. L'allenamento per la forza è un po', diciamo, tema a caldo di questi anni. Sappiamo tutti che è importantissimo allenarla. Secondo me, almeno l'esperienza che ho avuto io, si partiva, diciamo, 10 anni fa con le famose SFR, poi trasformate in palestra nella forza resistente, quindi si utilizzavano bassi carichi, un alto numero di ripetizioni perché questo era il gesto che simulava di più la pedalata del ciclista. Ora, personalmente, mi sono spostato totalmente verso l'intensità, quindi cioè verso, sì, fondamentalmente verso la forza pura. Sono andato, ho portato i miei ragazzi da un tecnico della FIPE, anch'io che non sapeva niente di ciclismo, mi sono divertito un sacco. E abbiamo lavorato sui sollevamenti olimpici per cercare di fare l'allenamento di forza vera, pura, per il ciclista, perché la forza massima tu mi insegni che è l'unica.
tipologie di forza che in bicicletta non si riesce ad allenare. Esatto. Io mi occupo soprattutto ad alto livello di mountain bike, però. Quindi mi è molto facile capire come questa sia importante nella pista o eccetera. In un biker che è molto più simile a uno scalatore rispetto che a un velocista, secondo me io gli do la stessa importanza, anche se l'alleno in modo leggermente diverso. Come la vedi tu? Sì, secondo me è comunque importante perché lavorando comunque sul massimale alzi anche tutti gli aspetti relativi, quindi di forza relativa o resistenza di forza. Quindi lavorando sul massimale migliori tutto quanto. E poi io porto avanti, come giustamente dicevi te, la filosofia che quello che posso fare in bici faccio in bici. In palestra Certo. faccio quello che non posso fare in bici. E quello che posso fare in palestra molto bene. Tra le cose che posso fare c'è proprio il lavoro sul massimale. Quindi anch'io sono partito da lavori con tante serie, scusate, serie con molte ripetute, adesso lavoro con tante serie ripetute molto poche, insomma. Sì, Lavoro sulla diciamo, qualità. questa è una domanda che ho fatto anche a Varal, che è questo esperto di allenamento per la forza. Se diciamo, possiamo dire che il presente deve essere focalizzato molto, secondo me, sull'aspetto della forza del ciclista, perché comunque i volumi li fanno tutti, cioè se uno, il volume è anche facile da fare, devi fare le ore. I lavori metabolici dipende chiaramente dal periodo dell'anno, però diciamo che sappiamo che gli interval training sono molto efficaci, per esempio come lavori, no? Riguardo alla forza, in bicicletta ci sono varie metodologie di allenamento per la forza. Le SFR le utilizzi ancora? Le hai abbandonate del tutto? O sì, ma dipende se ho un perché, eccetera. Allora, diciamo le classiche SFR, cioè le utilizzo, ma non con lo schema classico. Le utilizzo di solito non scendo più di 20 pedalate sotto quelle che potrebbero essere pedalate, ad esempio, medie di uno scalatore. Se in salita va a 70 pedalate, vado a 50, se è abituato ad andare a 80-85, scendo a un massimo di 20. E lo faccio comunque a alta intensità, non vado alle classiche SFR al medio, ma mi alzo come intensità, parecchio. Soglia o anche sopra Anche se di più, faccio esatto. tempi più tempi. Esatto. Anche questo sì, l'ho fatto con. Tra l'altro dovrebbe essere in diretta Yuri Ragnoli, che è stato 2 volte, anzi 5 volte veramente campione italiano di mountain bike in discipline diverse. E con lui ho lavorato 5 anni, abbiamo sperimentato molto. Lui è un ingegnere dei materiali, quindi anche con una mentalità ovviamente molto inquadrata, però poi in 5 anni abbiamo stravolto completamente tutto. E la cosa più bella è stata nel 2017, che praticamente ha vinto la maggior parte delle gare internazionali di mountain bike che ci sono, compreso l'italiano, eccetera. E poi all'inizio del 2018 abbiamo detto: boh, secondo me per andare avanti bisogna cambiare tutto. Cioè, dopo che hai vinto tutto, no, è come, cioè, bisogna fare solo una cosa, stravolgere tutto e rifare tutto da capo. Ma il nostro corpo Perché risponde alle variazioni, non risponde alle cose ripetitive, anzi si siede e si abitua. si siete abituati, sì, assolutamente. Non è infatti poi lo stimolo allenante, poi non è più allenante, appunto. Esatto. Ti appoggi comunque, immagino, anche tu a dei software per l'allenamento, anche perché viene molto comodo sia come valutazione funzionale che come analisi dell'allenamento, eccetera. Io utilizzo Training Peaks, WKO, eccetera. Ci sono tantissimi valori che si possono leggere in quei software. TSS, l'intensity factor, eccetera, eccetera. Hai provato ancora? Che rapporto hai con questi numeri, con questi valori? Ma ti dirò, li utilizzo, però la difficoltà mia è che molto spesso, avendo a che fare con atleti della squadra nazionale, quindi non li ho con continuità in tutto l'anno, è difficile analizzare bene quell'andamento relativo poi al carico acuto, cronico, se non ho continuità nei dati. Se invece ho atleti che comunque fanno parte dell'ambito nazionale da anni e riesco ad avere continuità, allora sì, mi appoggio anche a quei dati lì. Altrimenti faccio fatica, anche perché comunque lavorando soprattutto su quello che manca rispetto a quello che loro fanno su strada,
Molte volte devo andare a lavorare per forza sui massimali e sulle alte intensità o sulla forza e sono valori che a volte non mi ritrovo su quel tipo di fattori lì. Esatto, Tendi a non vederli, vero? esatto. Dal punto di vista metabolico sono molto affidabili, dal punto di vista della forza a volte mancano, Eh sì, un lavoro non mi magari ritrovo. particolarmente intenso, molto breve, intervallato, ti dà un TSS basso piuttosto che Esatto. un TST factor basso, in realtà hai lavorato parecchio, quindi assolutamente bello. Invece, se questo è il presente, secondo te dove stiamo andando? Quale sarà il futuro tra 20 anni dell'allenamento? Magari avere la sfera magica per capirlo, però penso che ormai, grazie agli strumenti, software che abbiamo, si andrà a analizzare sempre più nel dettaglio quello che succede istante per istante di ogni corsa. Dalla videoanalisi a quello che succede direttamente sul mezzo, abbandoneremo, diciamo, tutta la parte di laboratorio per avere sempre più dati concreti e reali di quello che succede nella gara. E poi penso che dal punto di vista di allenamento sempre di più la forza tornerà a essere l'aspetto preponderante dell'allenamento. Sì, questo sono sì, probabilmente qualità rispetto a quantità e grande analisi molto accurata, dettagliata, questo sempre di più. Ma invece secondo te l'aspetto psicologico degli atleti, perché per esempio io ho navigato anche in altri sport, ci sono degli sport dove, non so, mi viene in mente la figura dello psicologo dello sport, è veramente fondamentale. Nel ciclismo io non ho ancora visto queste grandi... Non Ci c'è sono... ancora, sì, ci sono, ma non è ancora così diffuso. Anche se secondo me sarebbe uno degli ambiti dove il nostro sport potrebbe fare un grande salto di qualità. Anche secondo me, io ho avuto la fortuna di studiare, magari l'hai conosciuto, nel tuo, Giuseppe Vercelli di Ho letto, sì. Torino, ho fatto un corso molto molto bello su di lui e da lì poi che ho iniziato a spostarmi completamente con i miei atleti, praticamente insegno a tutti nel tempo questo modello di prestazione mentale. Il mio lavoro non è quello del psicologo dello sport, però diciamo che tocco spesso anche quei tasti. E secondo me ad alto livello, una volta che la preparazione atletica è chiaramente impostata bene, partendo dalle priorità, poi bisogna lavorare lì, cioè in quel tipo di... Poi guardando squadroni tipo grandi come Sky, come è stata, ho visto che stanno sempre più creando i team di lavoro, invece che cioè, sempre persone più specializzate in una cosa sola, con un coordinatore, sempre molto più simile alla Formula 1, se vuoi. Ma tante squadre nazionali anche iniziano a lavorare così, gli inglesi, gli australiani, lavorano con quest'ottica di staff organizzato. Sì. Anche a me piacerebbe molto farlo. Il problema personale che mi ritrovo è il budget, nel senso che ovviamente quando chiedi consulenza all'esperto della forza bisogna pagarlo, quando chiedi la consulenza a chi fa valutazione funzionale, e quindi però la direzione secondo me può essere quella. Sì, secondo me si creeranno degli staff e dei gruppi di lavoro che saranno quelli che poi, se riescono ad amalgamarsi e collaborare assieme, far cambiare ritmo al nostro movimento, penso che la direzione sia quella. Sia quella e dal punto di vista, secondo me, della possibilità di crescita, quello dell'approccio mentale è uno di quelli dove abbiamo tante, tante possibilità ancora di crescita. Io ho provato a fare durante i test di valutazione funzionali, grazie a Beppo ho imparato delle tecniche di ipnosi che utilizzo sugli sportivi. Ti assicuro che con i numeri, utilizzando le parole in un determinato modo, dicendo determinate cose alle persone con un determinato tono, i valori cambiano. Cambiano proprio perché a livello inconscio vai a lavorare fondamentalmente sulla muscolatura liscia, soprattutto, e quindi puoi cambiare la capillarizzazione, per esempio, di un muscolo, solo attraverso il pensiero e cambiano i valori, cambiano, non so, cioè, ma proprio cambia la potenza erogata durante un test, forza, velocità. Cambiano Sono così. molto curioso e attratto da queste cose. Sì, io Se poi ti chiederò qualche informazione, quando ho magari. fatto questi esperimenti qua, poi un anno, sempre con Yuri Ragnoli, abbiamo fatto in un mese
23-24 test di valutazione funzionale perché avevamo preso l'incarico di testare una corona ovale molto molto estrema. Un mese dovevamo fare questo lavoro qua e dare una risposta, cioè rende, non rende, e abbiamo provato di ogni, abbiamo provato veramente a fare tanto e non ci capivamo niente. Dopo 2 settimane avevamo un risultato che pareva lampante, poi abbiamo voluto fare una verifica al contrario e abbiamo visto che in realtà non c'erano questi miglioramenti che sembravano. E allora ho cominciato a incuriosirmi un po', ho detto, ma vuoi vedere che la cinetica del lattato, per esempio, non è proprio come quella che avevo letto sui libri, eccetera. E lì poi si è aperto un mondo. Abbiamo cominciato poi a fare, da lì, non dico che ho smesso di dare importanza ai test di valutazione, perché li faccio tutto ancora. Però diciamo che l'interpretazione del test, che secondo me è la cosa difficile, cambia tanto quando conosci determinate dinamiche. Perché tendi spesse volte magari a sopravvalutare l'importanza dei test di valutazione funzionale, dimenticando che il corpo umano non è una macchina, ma è un organismo che quindi reagisce agli stimoli, è tutto un casino, cioè io lo trovo veramente complicato. Infatti, in una diretta pochi giorni fa ho detto che secondo me un bravo preparatore atletico, bravo, è consapevole che non sa niente. Provocatoriamente lo dico chiaramente. No, è bellissimo. Non sa niente di dimenticarsi quello che sa. Anche tu sei d'accordo comunque che più uno sa, più dici, cavolo, qui è un mondo che Sì, anche perché io spesso dico che quando sono uscito dall'università, il passaggio successivo sono stati quelli di dimenticarmi tutto quello che avevo imparato per riuscire ad apprendere dalla pratica. Poi in realtà è un mix perché se Sì, leggi la certo. pratica con gli occhi di chi ha delle informazioni dietro, è una cosa. Chi invece si ferma alla pura teoria, io dico, è innamorato della teoria, rischi di non vedere poi nella pratica quello che ti aspetti e i numeri che avevi letto sui libri, insomma. Poi perde un po' mica la poesia, cioè anche questa cosa del meccanicizzare troppo l'allenamento, usare i numeri. Secondo me dobbiamo un pochino anche incrociarlo con la poesia della fatica, dello sport, inteso come cazzo, alla fine è il cuore, no? Cioè, cuore e numeri, cioè, le vedi quelle persone che ti emozionano, cazzo, quando pedalano prima di entrare in pista. Ma tante volte persone si stupiscono quando vedono come lavoro, perché comunque io soprattutto con Marco Compio, comunque tutto lo staff, abbiamo dei software che analizzano veramente quante ripetute o quanti minuti all'anno fai in determinate caratteristiche, quindi veramente misuriamo tutto. Però poi quando parlo di allenamento dico che l'allenamento non è una scienza, è un'arte. È un'arte. Perché c'è l'occhio dell'allenatore, il QB dell'allenatore, che quello è insostituibile. E proprio da quei numeri si può leggere tantissimo, ma è il tantissimo di quello dove sei adesso. Non è, i numeri non ti dicono con certezza cosa devi fare per arrivare all'obiettivo. Lì ci sta Sì. l'arte dell'allenamento, che era quello bello. L'arte dell'allenamento, l'arte, sì, certo, la capacità di trovare le famose priorità e capire. Leggerci qualcosa che numero bello, bellissimo. Beh, qui nasce la passione del lavoro che facciamo. Cioè, questa qua è la cosa bella. Questa interpretazione qua, bellissimo. Poi gli strumenti li usiamo, bello. Un'altra domanda ancora tecnica, riguardo alla periodizzazione. Hai provato, ti è capitato di avere atleti che vanno, cioè la periodizzazione secondo me cambia tantissimo ovviamente in funzione degli obiettivi che hai, questo è normale. Però ci sono la periodizzazione classica, no? Quella dove si fa tanto fondo, inizio stagione, inverno, eccetera, poi si comincia gradualmente a fare i lavori, eccetera. Periodizzazione inversa, quindi si fa molta intensità l'inverno, poi piano piano si allunga, si fa anche la Z2, eccetera. E poi c'è la periodizzazione a blocchi. Io ho provato con un paio di persone triatleti a fare la periodizzazione a blocchi, dove si fa cioè, ce ne sono tanti tipi, ma io ho fatto, non so, una settimana solo ed esclusivamente dedicata a una sola capacità. Per esempio, una settimana solo intensità, quindi lavoro solo sulla soglia anaerobica per una settimana sola. Poi dopo per 3 settimane quell'intensità lì mai più neanche richiamata, se non casualmente.
Io devo dire, sinceramente, che non ho trovato proprio così tanta differenza fra periodizzazioni diverse. Chiaro che devi essere molto consapevole e sapere che cosa stai facendo, perché altrimenti ti aspetti dei risultati nel momento sbagliato che non arrivano, no? Tu in questo senso hai una linea, tu ma intendo anche voi come nazionale, avete una linea e secondo voi funziona quella, andate così o ancora in questo caso, ancora una volta, dipende? Ma diciamo che collaborando soprattutto con squadre a alto livello, tante volte sei obbligato anche a un certo tipo di periodizzazione, dipende anche dalle priorità che la squadra ha, che il team ha. Quindi devi far combaciare le cose. Difficilmente abbiamo dei periodi in cui decidiamo noi al 100% cosa fa l'atleta. È successo nel 2016 con Elia per le Olimpiadi. Ma nel resto delle occasioni difficilmente la squadra te lo lascia in toto atleti di quel livello. E quindi dobbiamo sempre un po' mescolare le cose, però comunque da questa esperienza ne è derivato poi il modo con cui lavoriamo adesso. E noi cerchiamo di monitorare, come dicevo prima, un po' tutto quello che l'atleta fa in allenamento e in gara. Lo andiamo a dividere in capacità, alcune metaboliche, alcune di forza. E durante l'anno lavoriamo un po' sempre su tutto, però sempre c'è qualcosa che carica e qualcosa che si scarica. Quindi abbiamo abbandonato i classici blocchi 3 più 1, eccetera, ma contemporaneamente ci sono sempre delle capacità che lavoriamo in carico e delle capacità che lavoriamo in scarico. Tutto questo andando a distribuire per delle percentuali che poi ci siamo studiati noi, a ritroso, cioè partendo dall'obiettivo. Srotoliamo i periodi per arrivare poi al giorno in cui siamo oggi, quindi andiamo all'indietro. Partiamo dal 100% di dove vogliamo arrivare, poi andiamo a srotolare dividendo poi la stagione in cicli, microcicli rispetto al periodo che ci serve, insomma, le percentuali come vogliamo dividerle e quali altri obiettivi ha nella stagione il ragazzo. Quindi noi in realtà continuiamo a lavorare un po' su tutte queste caratteristiche, ma ci sono sempre qualche caratteristica che su cui si incrementa qualcun'altra che scarica. Sì, ho capito, sì, ho capito come fate. Sì, è molto simile alla periodizzazione a blocchi, cioè nel senso che sì, si fa, non so, questo periodo si cura molto bene la forza, magari si fa un po' meno di volume, per esempio. Sì, posso dire, non so, il periodo generale per me è un periodo dove è un periodo di costruzione con poco volume e bassa intensità. Poi passo un periodo che noi chiamiamo speciale, dove mi focalizzo soprattutto sulla forza, con intensità ovviamente crescendo, ma ci metto anche tanto volume. Sì, Quindi c'è sia parecchio, l'aspetto di capisco. volume, sì. Poi passo a quello che può essere il periodo per noi, il primo periodo agonistico, dove c'è tanto carico aerobico, con lavori di resistenza anche lattacida, e tanta intensità e poco volume. Poi torno a ricostruire il periodo di forza, poi riprendo tutto il periodo dell'aspetto metabolico, ma comunque non abbandono mai qualcosa completamente, c'è sempre lo mantengo, anche in alcuni periodi lo scarico, in alcuni periodi invece diventa la priorità. Dipendesse da te, la palestra la faresti fare costantemente, sempre con carichi e volumi diversi? O... Sì, I miei assolutamente sì. ragazzi la fanno quasi tutti adesso, ormai sempre, da anni, sempre. Sì, beh, è importante comunque passare l'idea e la mentalità che prima di ciclisti siamo atleti e lavorare sull'atleta a 360 gradi vuol dire saper anche giù dalla bici lavorare in palestra e saper pescare dalla palestra quello che ci serve, non solo per la disciplina o per la prestazione pura in sé, ma per poter essere un atleta. Quindi a gestire la prestazione, gestire gli allenamenti senza subire i carichi. E poter recuperare tutto questo percorso passa anche attraverso la palestra. Essere un atleta, insomma. Sì, palestra che può essere pesi o secondo me, per come la vedo io, potrebbe anche essere yoga o Sì, sì, Pilates. sì. Assolutamente. Anzi, ci sono tanti atleti professionisti che utilizzano meditazione, yoga e yoga per anche tutti i giorni o anche nel pre-gara o nei momenti comunque più. Noi siamo un po' lontani come mentalità, ma conoscendo
atleti e preparatori anche di altri paesi, so che sono molto utilizzati. No, sono d'accordo con te, anche perché secondo me i nostri atleti si allenano veramente poco, pochissimo, troppo poco. Cioè, nel senso, in altre discipline sportive, mi viene in mente la ginnastica artistica, mi viene in mente il nuoto, mi vengono in mente altre cose. Si fanno veramente tante più, anche gli sport di squadra, si fanno veramente tante più ore settimanali. Secondo me il ciclista, per come la vedo io nel futuro, dovrebbe allenarsi molto, un po' di meno in bici, però per esempio... fare 4 ore, 3 ore al giorno di bicicletta la mattina, poi il pomeriggio non far niente, ha poco senso perché potrebbe, per esempio, invece magari decidere di fare, non so, un'ora solo di yoga o di foam roller, ma vederlo proprio come parte integrante dell'allenamento, non qualcosa per riempire il tempo, no? Cioè, è il mio lavoro, le persone lavorano 8-10 ore al giorno, di solito io non lavoro 3 ore, faccio... Secondo me due cose, una è questa e l'altra è il ruolo sociale che dovrebbero avere i professionisti nei confronti dei bambini, soprattutto, che vedono in loro, cioè come quando noi eravamo bambini, no? Tu guardi i top e devono essere, tu sei pagato secondo me anche per essere un esempio, non solo per dare risultati, no? E quindi curare molto anche la loro immagine, secondo me anche questo fa parte del futuro. Cioè, ogni ciclista, per come la vedo io, deve avere una parte della giornata dedicata a far trasparire i suoi valori, a far trasparire la sua vita, la sua storia, perché poi ci si appassiona alle storie, non solo ai risultati. La storia dietro il risultato, secondo me, è ancora più bella del risultato stesso. Che è... Non so, vabbè. Sì, no, sono pienamente d'accordo con te. Purtroppo non c'è nella, diciamo, tra virgolette, formazione classica di un atleta nostro, cioè noi non abbiamo questo tipo di mentalità. Per fortuna alcuni dei nostri atleti lo stanno apprendendo grazie alle esperienze all'estero. Stanno imparando a essere atleti a 360 gradi da anche su questo grazie alle esperienze e ai consigli di compagni di squadra o di qualcuno anche dei loro procuratori che gli formano anche in questi passaggi, perché essere atleta oggi vuol dire essere una figura visibile se vuoi funzionare, o meglio, per funzionare sia come atleta ma soprattutto come persona devi prendere in considerazione questi passaggi qua. Purtroppo non tutti ne sono consapevoli, ma assolutamente ci vuole. No, bene, mi fa piacere sentire questa cosa, perché poi c'è chi dice anche, no, cioè tu fai l'atleta, il mio lavoro è quello di pedalare e vai, stare silenzio e portare risultati. Vero, vero in parte, secondo me. In Sì, parte. faccio un esempio, anche solo dall'aspetto fisico. A me capita a volte di essere agli eventi mondiali, europei, così. Anche all'ultimo mondiale, la mattina ti svegli, vai in palestra dell'hotel a fare un po' di attività fisica e a volte ti capita di trovare atleti di altre nazionali che si fanno mezz'ora di corsa sul tapis roulant. Poi il pomeriggio fanno allenamento come noi, oppure vabbè, li vedi con i pesi, ma quello magari lo facciamo anche noi. Ma semplicemente anche la corsa al tapis roulant, nella nostra cultura fa malissimo. Cioè, Sì. un atleta che lo, è stranissimo vedere un atleta che lo fa. In realtà, se sei atleta, sai sfruttare anche quello per attivarti, o semplicemente c'è chi cerca uno sfogo anche mentale attraverso quei 20 minuti, mezz'ora di corsa. Quindi c'è sempre un suo perché. Ma chi è in grado di farlo ha sicuramente strumenti in più di chi invece semplicemente lo allontana perché gli hanno detto che non si può fare. Però essere un atleta, secondo me, vuol dire conoscersi anche su quello. Ma sono bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Una delle domande che faccio più fatica a rispondere io, per esempio, quando me la fanno è: ma va bene se faccio 20 minuti di tapis roulant di corsa? Cioè, serve? È una domanda che ha mille sfaccettature, cioè una risposta difficile, perché sì, potrebbe servire, però no, però non è specifico, però devi investire comunque 20 minuti magari di sonno che devi togliere, cioè, tutto una cosa Sempre da interessante. chiedere perché lo vuoi fare. Bravo! Magari se ha dei perché validi, ci sta. Bravo, cazzo, hai detto un'altra cosa che mi fa tremare. Se ha dei perché validi, ci sta. E secondo me, ogni scelta anche di un preparatore è questa qua la risposta giusta. Faccio con gli atleti così. A volte mi chiedono: ho bisogno di fare questo. Perché? Perché l'ho visto fare a lui? No. Perché quella volta che l'ho fatto ho avuto queste sensazioni? O perché cercano sensazioni? Attraverso, non so, abbiamo una finale da fare, ma la mattina vogliono
tre colpi di richiamo massimale. Ad alcuni non lo farei mai fare, altri lo fanno, perché so il perché lo fanno e so perché ricercano quella sensazione. Certo. Quindi non per forza quello che va bene a uno va bene anche all'altro, c'è sempre la nostra, come dicevi tu, la nostra storia è quello che fa la differenza. Bello, bellissimo quello, sì. Quindi anche di esperienze anche motorie. Assolutamente. Sì, riguardo alla forza, per esempio, questo Carlo, esperto, lui ha lavorato con le nazionali di short track per le Olimpiadi, due Olimpiadi. E tantissimi atleti che fanno short track hanno bisogno e sentono grandi benefici nel fare pochissimo volume, tantissima intensità il giorno prima della gara, neuroattivazione. Ci sta Sì, eh. assolutamente, anzi, lo capisco. Infatti, senza dirlo a nessuno, proverò anche quest'anno con il brillo davanti, però non lo dico. Beh, qua non ci sente nessuno, tranquillo. Infatti. Bene, bene, mi fa un sacco piacere. Paese più avanti, secondo te, al mondo dal punto di vista del ciclismo, qual è? Ma a me piace il movimento australiano perché sulla pista loro sono la vera scuola, sebbene gli inglesi abbiano avuto negli ultimi anni un'escalation di risultati, secondo me la vera scuola è quella australiana, per come sono impostati e per come lavorano. Ho avuto la fortuna di fare la tesi con un docente australiano, ho fatto l'università a Verona, però ho fatto la tesi con David Bishop, non so se lo conosci, è un docente australiano, si occupa soprattutto al tempo di RPE. La prima cosa che mi ha detto quando sono arrivato da lui per la tesi è stata: prendi tutto quello che hai studiato in questi anni, dimenticatelo, perché potrei portarti una ricerca che prova il contrario. Però la nostra ricerca era riguardo all'esaurimento muscolare, cioè il fattore limitante la prestazione. In realtà non l'abbiamo trovato perché abbiamo fatto un lavoro sull'ossigenazione nel muscolo. E adesso voglio cercare di contattare, invece mi piacerebbe molto andare a parlare con Sabule Marcora, se lo conosci. Lui No, sostiene, è personalmente. un ricercatore che ha lavorato all'università in Inghilterra, ma adesso dovrebbe essere tornato in Italia, che lui ha fatto ricerche assurde, incredibili, scientifiche, validate. Secondo lui la fatica è nella testa, cioè nel cervello, l'organo proprio, il sistema nervoso. E lui lavora tantissimo, ha fatto delle ricerche, per esempio, strane, non so, è riuscito a provare scientificamente che semplicemente mettendo in bocca un integratore di carboidrati, un carbogel, durante una prestazione di endurance, ma senza deglutirlo, mettendolo in bocca e sputando subito, aveva lo stesso effetto che invece mandarlo giù. Cioè, ha fatto Ci delle cose. credo. Sì, diciamo alternativo, ecco. Ha fatto una. Vabbè, a me piacciono, o meglio, chi mette sempre in crisi quello su cui lavoriamo e conosciamo, a me piace un sacco perché è lì che si può apprendere. Cioè, alla fine il problema non è mai quello che non sai, è sempre quello che pensi di sapere, no? Perché sei convinto che sia così, poi qualcuno te lo smonta e allora ti si apre un mondo. Però ecco, se volevo una risposta da te era proprio quella che mi hai dato prima. Cioè, da questa conversazione ho tirato fuori che puoi fare tutto, basta avere un perché. Questa, secondo me, è la cosa importantissima, proprio all'apice. Prima roba quella. Sì, se tu motivi e giustifichi, poi puoi sbagliare, non c'è nessun problema. Anzi, sbaglieremo sempre, per fortuna. Però bene. Sai, questo me l'ha insegnato. Io all'università ho avuto la fortuna di avere ottimi docenti. Uno di questi era quello che allora era preparatore della nazionale di basket, Sepulcri. E mi ricordo una volta ci ha portato in palestra e c'era una ragazza che stava facendo un esercizio che, stando ai libri su cui noi studiavamo universitari, era un esercizio che non aveva senso, anzi faceva del male. Era praticamente con le spalle appoggiate, era seduta su una panchina con le spalle appoggiate a terra, quindi all'indietro con dei pesi, abbracciando dei pesi si rialzava. Era contro ogni logica della fisiologia o della biomeccanica del movimento. E lei ci diceva: ma secondo voi va bene quel movimento? E chi diceva di no, perché questo, perché fai danni qua, là, iperestendi. Questa è una delle migliori atlete in Italia di lancio del giavellotto, quello è uno dei movimenti che fa parte. Lei ha il suo perché lo fa. Non possiamo giudicare un atleta per quello che ho, un allenatore per quello che fa. Chiedete all'allenatore perché fa determinate cose. Se il suo perché è
vago, copiato, è una cosa. Se invece vi dà il suo perché, potete essere d'accordo oppure no, ma è un bravo, lo riconosci come un bravo allenatore perché ha il suo perché. Io questo me lo sono sempre portato avanti come concetto. Ah, ti ha dato un insegnamento super, sì, sono d'accordissimo. Bene, l'ultima domanda che faccio a tutti, io starei qua anche un paio d'ore a parlare con te, super piacevole, ma volevo cercare di limitare a un'oretta le cose che faccio. E la domanda è questa, come vorresti essere ricordato dopo la tua morte? Questa è una domanda tosta. Ma sai, in realtà poi i miei obiettivi sono quelli comunque di lasciare un segno, cioè essere ricordato magari per la lungimiranza di chi nei settori dove è passato ha lasciato qualcosa che continua a lavorare al di là di me, cioè continui comunque a essere portato avanti e a lasciare un segno, insomma. Mi Sì. piacerebbe essere ricordato come qualcuno che grazie alla lungimiranza è riuscito a portare avanti delle cose che vadano oltre la mia esistenza, oltre al fatto che ci sono o non ci sono. Eccolo qua. Ti consiglio un libro che parla di questo, di Simon Sinek, visto che ti piace l'imprenditoria. Il Sì. gioco è finito. Lui è coach di Microsoft e Apple, è una delle persone in assoluto più influenti al mondo in questo momento. E Lo parla di sento. obiettivo infinito. L'obiettivo infinito, appunto, lui dice, è quello che ha a che fare con qualcosa che non è temporalmente definito. È talmente lungo nel tempo che va oltre la tua stessa vita, perché incarna i tuoi valori, proprio porti avanti i tuoi valori nel tempo. È il vero perché di ogni singola persona. Negli atleti che seguo, anche se parliamo di pedalare su due pedali e guidare un manubrio, faccio questi tipi di lavori qua, nel senso che nei mesi, perché ci vogliono mesi, voglio arrivare a capire davvero qual è il loro perché, qual è il loro infinito, qual è il loro sogno, come tu l'hai chiamato prima. È molto difficile capirlo, alcuni non lo capiscono proprio mai per tutta la vita, ma se lo capisci è veramente un'onda di energia che poi non c'è più nessun altro ostacolo, nel senso che tu vai per la tua direzione che sai che vuoi andare là. I valori sono una cosa molto forte e importante. E, è bello quello che hai detto. Sì, il fatto di lasciare un segno, tu hai ben idea che vuoi andare verso il tuo obiettivo infinito, insomma. Sì, assolutamente. Assolutamente. Bene, bene, Il perché è abbastanza forte. Ci lavoro spesso su questo. bene. Siamo abbastanza alti come livello tecnico in Italia, allenatori, preparatori, staff, dirigenti, nazionale, c'è un ambiente che stimi? Ma guarda, dipende, nel senso che, beh, stimo sì, il livello si è alzato parecchio negli ultimi anni. Secondo me è sempre. Medio, però i picchi di qualità secondo me li abbiamo sempre avuti. Infatti, se si guarda poi anche alle nazioni di riferimento, c'è sempre qualche italiano di mezzo in qualche settore o preparazione o direttore sportivo o comunque come picchi di qualità secondo me ci siamo sempre stati. Adesso si è alzato anche il livello medio, si sta alzando il livello medio. Bene, la direzione è quella giusta, quindi. Ma spero di sì, poi sai, nel nostro sport non si può confondere gli sforzi con i risultati, quindi sono i risultati Assolutamente. che pagano e che dimostrano, però penso proprio di sì. Bene, bene, bene. Chissà, magari se un giorno vorrai mettere il naso anche nel mondo della mountain bike, magari ti scrivo qualcosa per provare a fare qualcosa di Ma top. volentieri, volentieri, io mi diverto, cioè, da atleta ho fatto anche il ciclocross, che è qualcosa di già più vicino. Comunque con la mountain bike ci esco, mi diverto, mi piace uscire. Quindi sicuramente mi piacerebbe metterci la testa, sia sulla mountain bike, ma anche il mondo del BMX mi affascina parecchio. Sì, molto bello. Beh, a livello motorio, BMX è tanta roba. C'è Ma per tanto. me un atleta giovanissimo dovrebbe fare quello. Sì, anche a livello coordinativo, però soprattutto poi forza esplosiva, neurocorteccia, mamma mia, quante cose così. Magari gli impianti adesso un po'. Sai, purtroppo come investimenti in Italia siamo un po' indietro, impianti di investimenti. Va bene, dai, io non voglio rubarti altro tempo. È stato molto piacevole. Grazie. Eccolo qua, Yuri, adesso che fa la faccetta. Lui.
È una, nella sua intervista che è un biker anticonformista. Lui è, non lo posso dire, ma è più forte che c'è in Italia. Insieme a un altro che però è anticonformista. Lui proprio gli piace sperimentare, gli piace fare cose diverse, ma non soltanto lui, ho visto che ho influenzato un po' tutto il gruppettino di quelli lì, che c'è anche Tony Longo, che è anche lui, è una figura che c'è da anni nel mondo della mountain bike, però quest'anno, l'anno scorso, secondo me, ho avuto la capacità, grazie a cose un po' diverse, di riaccendere un pochino il fiammiferino, no? Dici, sai che però questa cosa qua è diversa da quello che mi avevano detto tutti e mi attiva ancora un po', e poi lì, insomma, i numeri ci sono, è gente che va forte. Che ha il motore, no? Come si dice? Quindi quando hai il motore è sempre l'1% che fa la differenza, no? Lavorare su quei dettagli che La ti fanno cura fare de... esatto. quello La cura step dei lì. particolari che fa l'enorme differenza. Claudia, anche lei è una, lei è la moglie di Yuri, è una psicologa dello sport, invece, ha trovato molto interessante. Si è affiancato delle persone giuste, però. Sono affiancato, ho avuto la fortuna e anche la capacità di circondarmi di persone davvero interessanti. Sì, Ma anche quella è una scelta. è una scelta la mia, perché se Certo. dovessi guardare solo dal punto di vista economico dovrei fare altre scelte, però a me interessa proprio lavorare con belle persone, ma perché una delle mie priorità nella vita è divertirmi e se hai intorno persone piacevoli è bellissimo fare il nostro lavoro, è bello, è appassionante, porta anche risultati, però questo è il mio stile, insomma. Infatti le persone che non girano con me durano poco, ma perché sai, secondo me ci sono preparatori e preparatori, se tu non sei adatto, diciamo, al mio tipo di professionalità, è giusto che tu vada da un altro, non tentiamo di portare avanti un rapporto che poi non è, è da fastidio. Assolutamente, Va assolutamente. bene. Eccolo, mamma mia, Fabio. Bene, dai, grazie ancora, dico davvero, è stato proprio un piacere. Grazie Questa intervista poi l'ho registrata, se tu sei d'accordo la possiamo mettere su podcast, così magari qualcuno intanto che fa i rulli può riascoltarsela. C'è qualcosa da a ascoltare? te. Ok. No, dicevo che la connessione ci stava abbandonando proprio adesso. No, è stato davvero Sì, adesso. un piacere condividere con voi queste cose, questi ragionamenti. Grazie mille dell'invito. Staremo Va sicuramente in bene. contatto. Ti ho fatto qualche domanda che non ti avevo ancora fatto in precedenti interviste, visto che ne hai fatte Sì, ma anche comunque l'ambito in cui si entra a ragionare è molto diverso rispetto al solito. Quindi va benissimo così. tante. Ho vinto tutto. Grazie. Grazie mille. Ciao a Ciao, tutti. continua così, Diego, vai alla grande. Grazie mille anche a te. Ciao. Ciao.